molto felice, sono anche molto orgoglioso di portare in scena dopo una tournée che è andata bene, per cui sono anche più tranquillo, uno spettacolo che forse è più importante tra quelli che ho fatto, comunque più difficile da scrivere, è uno spettacolo sul ciclo mestruale, sul ciclo femminile, ed è la storia di una donna che vive, diciamo, racconta un mese di vita attraverso quattro martedì che corrispondono alle quattro fasi del ciclo. È uno spettacolo comico che racconta però anche in qualche modo frontalmente quello che è un tabù, perché è una cosa di cui, diciamo, gli uomini sanno pochissimo, persino anche molte donne in qualche modo vivono il fenomeno non sempre con tutta questa consapevolezza, ho scoperto, ed è molto affascinante. L'idea era quella di raccontare il ciclo, come dire, una donna che riesce a fare tutto quello che fa, quindi nonostante il ciclo, alla fine grazie al ciclo, cioè è un po' uno scontro tra la donna coerente con la natura, con i cicli della vita, costretta poi invece a una linearità di cui è fatta la nostra civiltà, quindi col lavoro, gli obiettivi, le responsabilità e tutto il carico della vita. E quindi questo dà luogo a quattro, come dire, una specie di giorno della marmotta, sono quattro martedì identici, vissuti con temperature differenti, fino alla fase finale, diciamo, dell'apocalisse del premestruale, del Vietnam. Sono molto... Come hai fatto a scrivere un testo così? No, è stata la cosa più difficile, poi io ho paura di essere preso a sassate dal pubblico femminile, quindi ho scritto con prudenza, documentandomi, eccetera, ho fatto leggere a amiche molto severe, mia moglie ostetrica, insomma, ho avuto, diciamo, degli sparring molto autorevoli, e sono molto felice di questo. Anche arrivo a dire così, in un momento in cui la donna è al centro anche di dibattiti complessi, anche, come dire, dolorosi, è un omaggio alla donna, insomma, nella sua così unicità e potenza, perché racconta anche questa realtà, diciamo, come una grande risorsa, come una grande energia. Insomma, quindi io sono molto contento, sono entusiasta dell'attrice, perché Jack ha dato una prova d'attrice, la vedrete, formidabile, è in una veste un po' diversa, insomma, da come la conosciamo, che ha fatto un lavoro molto, molto duro, anche molto pesante, e però molto festoso, per cui debuttare e andare in scena quest'anno nei Teatri del Nord è stato molto, molto emozionante, molto bello, insomma, andava molto bene.